questione del sostare, innanzitutto dobbiamo dire che è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e prevede l'aumento tariffario della sosta appunto oraria. È un provvedimento che a noi non va bene assolutamente, che contestiamo sia perché è un tributo in più che viene fatto gravare sui cittadini e quindi danneggia pure le imprese commerciali, e sia perché non va a affrontare il problema della sosta nella sua complessità e neanche quello della viabilità. Abbiamo voluto sentire le circoscrizioni, il Presidente delle circoscrizioni, per concordare con loro un percorso per bloccare questo aumento tariffario. Devo dire che i Presidenti all'unanimità hanno condiviso le nostre preoccupazioni e anche le nostre tesi alternative rispetto a quelle del Comune, e nelle prossime ore si metteranno in moto per intervenire nei confronti dell'amministrazione comunale e anche del Consiglio Comunale affinché questa delibera sia rivista e quantomeno per il momento bloccata. Quali sono le proposte di Confcommercio? Noi abbiamo chiesto di spostare gli eventuali aumenti sulla sosta lunga e quindi non penalizzare la sosta breve, cosa che invece l'amministrazione comunale vuole fare. Tra l'altro confortati anche una sentenza recente del Consiglio di Stato sul caso di Roma Capitale. Sulla base di tutto questo ragionamento noi chiediamo inoltre che vi sia una serie di provvedimenti per favorire gli ingressi in città anche con i mezzi pubblici e con una gestione dei parcheggi periferici che sia strumentale alla possibilità appunto di arrivare in città con maggiore facilità. Tutte operazioni che l'amministrazione non tiene in considerazione e si è limitata solo all'aumento della tariffa. È una politica che non porta da nessuna parte, anzi danneggia proprio i contenuti del centro storico e tra essi le imprese commerciali.